Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Chiara, oggi siamo qui per fare l'ennesimo video haul. Ve lo sto facendo lo stesso giorno in cui ho fatto il video in cui realizzo il make-up con tutti questi prodotti che ho preso. Appunto, come vi dicevo, ho fatto un ordine su Cosmetic for Less, che è un sito tedesco dove appunto vende diversi prodotti. Ma è famoso soprattutto per vendere prodotti della Essence in grandi quantità e a un prezzo anche leggermente inferiore rispetto a quello che troviamo in altri siti. L'unica pecca ovviamente è che, essendo un sito tedesco, ha le spese di spedizione 8,50 €, però spesso ci sono offerte come quella che ho, a cui ho diritto io, che davano tipo uno sconto di 5 euro. Invece di 8,50 € che sono le spedizioni, le ho pagate solamente 3,50 €, che, se ci pensate, appunto è anche meno rispetto ad altri siti italiani. Vi ho appunto già girato il video dove realizzo questo make-up. Se lo volete vedere, vi linko il video qui sopra per vedere come si comportano tutti questi prodotti. Il motivo principale per cui ho fatto questo haul, cioè questo ordine, è appunto per prendere queste novità Essence che mi incuriosivano tantissimo. Sono andata un paio di volte all'OVS, dove io di solito trovo i prodotti Essence, ma queste cose non ce l'aveva mai. Ma sempre le collezioni vecchissime, quindi 3 ore, ho detto vabbè, basta, devo fare questo ordine se lo voglio, altrimenti non le avrò mai. Però la novità di questo video, diciamo, di queste cose Essence che ho preso rispetto a tutti gli altri miliardi di video sulle novità Essence che avrete sicuramente visto, è che ho preso anche un'altra collezione che non avevo mai visto in nessun altro video, come vi dico anche nel video in cui vi faccio vedere il make-up, ed è la linea Prime and Last. Quindi direi di iniziare subito con i prodotti Essence, appunto, da questa nuova linea, la Prime and Last. Il primo prodotto che ho preso è un primer. Io non ho mai utilizzato primer, questo Illuminating Primer Gel. È fatto in questo modo, ha la stessa praticamente confezione del Fit, oddio non mi ricordo mai come si chiama, comunque il fondotinta della Essence famoso, che è lo stesso pack, e come vedete è tipo delle cangianze rose, infatti ve lo faccio vedere anche nel video in cui lo applico. È molto particolare, dà un profumo molto 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 buono. Un secondo prodotto che però purtroppo mi è arrivato distrutto e vi faccio vedere anche appunto in quel video è questa cipria qui, appunto della Essence, sempre della linea Prime and Last, che dovrebbe essere una polvere, cioè una cipria in polvere libera, illuminante e fissante. È fatta in questo modo, però vi faccio vedere che è completamente rotta, cioè qui si è vedete? È spaccato il tappo, non so come fare perché si perde. Comunque ha il suo bafferino e questa è la cipria leggermente giallina. L'ultimo prodotto di questa linea è appunto un altro, diciamo, primer fissatore, che è appunto questi di questo genere in spray della Essence, che io non avevo mai provato, e non so se riuscite a vedere perché è appunto tutto trasparente, comunque è sempre questo qui. Poi passiamo alla linea curiosa, vera e propria, di cui tutti stanno parlando, appunto questo nuovo fondotinta, questo nuovo correttore. Allora, per quanto riguarda il fondotinta, come vi dico anche il video applicazione, tutte le colorazioni, mi raccomando, non abbiate paura di usare, perché sono tutte chiarissime. Cioè, se prendete tipo la 20, siete il muro. Cioè, se già vi considerate persone che hanno il colore di un cadavere, non lo prendete perché sarà chiarissimo. Considerate che io adesso ho la numero 50 e non mi fate ingannare nemmeno dal colore esterno, perché non è come quello interno. Comunque il fondotinta è fatto in questo modo, è 30 ml come sempre, è l'Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof and Buildable Coverage, quindi dovrebbe essere con una copertura stratificabile. Il pack mi piace molto, assomiglia molto al face and body ed è molto piccolo, secondo me è molto comodo per il viaggio. Poi abbiamo appunto il correttore di questa linea nuova. Ne esistono due tipologie, quella appunto illuminante e quella matte. Io volevo prendere quella illuminante, ma c'era solo la numero 10, che è appunto veramente muro e non avrei comunque potuto utilizzare in questo periodo, ma secondo me nemmeno in inverno, e quindi ho dovuto prendere la matte, la numero 30, che è la più scura. Ed è, mi sembra, se la più scura, ed è comunque chiara, cioè è veramente chiara, appunto anche questo, l'ho usato nel video, quante volte l'ho detto, questo dovrebbe essere waterproof e tattoo covering, ma vediamo se veramente lo è, chissà, lo sarà, appunto nella colorazione 30 Light Honey. Un'altra novità Essence, che, cioè, in realtà non so se è una novità, perché io non l'avevo mai vista, comunque è il piegaciglia. Questo qui, appunto, da lei si è dorato, perché il mio sta morendo. Non l'ho ancora aperto perché appunto c'ho quello vecchio che voglio prima di sporcare questo, però è molto carino, è tipo di un oro rosato. Poi ho fatto una scorta, no, ho preso altri due pennelli della Essence. Io di questa linea ne ho
tanti, mi sembra ce ne sono 3 o 4, comunque mi piacciono tantissimo perché sono buonissimi, morbidissimi, sono anche piccoli, quindi per il viaggio sono super comodi. Come vedete sono sporchi perché l'ho utilizzato appunto per il video, perdonatemi. Comunque uno è questo qui, appunto semplice, il classico pennello da fondotinta piatto, che mi piace tantissimo tra l'altro, e questo invece è quello da sfumatura, semplicissimo, non ve lo apro perché è un qualsiasi pennello da sfumatura, che anche però mi piace moltissimo. Poi ho preso della Essence, sì, ho preso un sacco di cose della Essence. Altre due cose della Essence, però questi sono prodotti praticamente secolari, sono due smalti perché sto finendo la base e il top coat, quindi sono queste due famosissime, io le ho conosciute penso soprattutto per il video di Annalisa Superstar di tanto tempo fa, in cui facevo vedere che era la sua coppia preferita praticamente. Allora, la base è questa qui, The Gel Nail Polish Base Coat. Questa qui praticamente è bianca, credo che sia solo questa. C'è scritto no lamp, che dura il 60% in più e una grande lucentezza. Scusate le mie traduzioni. E poi questo qui invece è grigio scuro nero, che sarebbe appunto il top coat. Si chiama Better Than Gel Nails High Gloss. Questo li proveremo, però voglio prima finire appunto quelli che ho e poi utilizzare questi. Poi passiamo invece alla Catrice. Parlando appunto di smalti, ho preso questo smaltino della Catrice. Dovete sapere che questi mi piacciono tantissimo. Questa è la 40 Crab Attention, anche se non è proprio arancione, è tipo questo... ma non lo so, questo rosa malva un po' aranciato, mi è piaciuto tantissimo, cioè sono di davvero tantissime colorazioni, non costano molto, sono 10,5 ml. Poi ho preso un correttore, il camouflage di Catrice, io già ho quello la verde che utilizzo io, questo qui l'ho preso per mia sorella, semplicemente non sapevo, tipo doveva arrivare a una soglia massima mi sembra, quindi non sapevo che prendere e l'ho preso questo perché mi piace molto, è lo 020 Light Beige. La Tangle Teaser, finalmente ho deciso di cambiare la mia Tangle Teaser, che non voglio dire che ho da 10 anni, però 6 o 7 ce l'ho. È anche diversa da quella che io ho normalmente, perché questa è quella là, diciamo, tipicamente da viaggio, è fatta in questo modo. Da questa qui con questo coso sotto che mantiene le setole dritte. In questo modo, se riesco a farlo aprire, c'erano io queste tipologie qua, la volevo provare da tanto, cioè volevo cambiare la mia Tangle Teaser da tanto tempo, perché ormai sì, quella spazzola è indistruttibile, però si sta staccando la parte di sopra, le setole sono comunque un po' ammaccatelle, quindi veramente ce l'ho da tantissimo tempo e la utilizzo tutti i giorni, quindi finalmente ho deciso di cambiarla. C'erano molte Tangle Teaser in offerta, anche se avrei potuto prendere un'altra fantasia, ma erano quelle che mi piacevano di più, erano finite, e c'era solo questa con questi rossettini, che comunque non è che mi dispiaccia, mi piace molto la Tangle Teaser, penso che io utilizzerò sempre solo questa spazzola. Poi un prodotto molto interessante che non vedo l'ora di provare è questo guanto della Makeup Revolution, il Pro Eraser Glove, che è uno di quei prodotti, appunto quei guanti che si vedono che dovrebbero struccare il viso solamente con un po' di acqua e poi vanno, mamma mia quanto è morbido, raga, è la cosa più morbida che voi abbiate potreste mai toccare, vi giuro, è una cosa assurda. Comunque ho fatto in questo modo un guanto, esiste anche rosa, ma io l'ho preso nero perché... cioè se vado a struccarmi si sporcherà sicuramente di mascara eccetera, quindi il nero ho pensato fosse meglio. Comunque vi giuro è morbidissimo, la voglio provare con voi in un video, fatemi sapere appunto giù nei commenti se vi va di testare questo insieme a me per vedere se effettivamente funziona. Però prima di passare definitivamente a questo voglio prima finire tutta la mia acqua micellare e i dischetti di cotone che ho, perché appunto a parte la comodità e la curiosità di provarlo, il mio scopo è proprio quello di andare a eliminare tutte queste cose che vanno a inquinare il pianeta. Ultimamente mi sto fissando con queste cose di pro ambiente, diciamo, non che sia una cosa negativa, però infatti ho deciso anche di comprare i spazzolini in fibre di carbone, che non vanno ad inquinare, sono 100% biodegradabili, se li trovi su Amazon. E questa cosa, questo spunto mi è venuto da un video di Ilenia Zodiaco, che non se non la conoscete,
perché non la conoscete, ve la linko. Comunque, non lo so, sono super super curiosa, fatemi sapere se anche voi lo siete come me. Poi, credo che siamo finalmente arrivati agli ultimi due prodotti, e sono altri due prodotti della Makeup Revolution. Allora, un prodotto che vi faccio vedere subito e che utilizzo appunto nel video in cui mi trucco, che utilizzate negli occhi, è questa palette della Makeup Revolution, la 1 Million, che nessuno si è filato, in realtà nemmeno io, ce l'ho solamente perché me la davano in regalo. Su Cosmetic for Less puoi scegliere... con un minimo di una soglia di varie, tipo 5 euro, 15 euro, 10 euro, eccetera, potete scegliere delle cose in regalo. E io ho ricevuto, cioè ho scelto questa, perché tra le cose che c'erano è sicuramente quella più conveniente. Il pack, vi devo dire, non mi fa impazzire, cioè nel senso che si vede che è cheap, poi vabbè, sporco delle mie manazzate, poi qui è un po' rotto, però vabbè, me l'hanno dato in regalo, però secondo me è perfetta per il viaggio, perché comunque è abbastanza sottile, comoda, pratica, e le colorazioni che ci sono dentro, cioè io potrei tranquillamente portarmela in viaggio. Appunto, si apre in questo modo, ha uno specchio molto grande, e le colorazioni sono queste. Aspettate. Cioè, ditemi se non sono stupende. Allora, online, devo dire, cioè, io l'avevo sempre vista, però, non mi ispirava. Questo a prezzo pieno costa 10 euro, quindi quanto tutte praticamente le altre palette. Secondo me non conviene a livello di, cioè, nel senso che le altre palette hanno miliardi di colori dentro, cioè hanno almeno, non lo so, 16-20 colori, questi ne hanno solo 10, cioè 8, scusate. Quindi, non lo so, secondo me non conviene, però la texture... vi giuro, no, vedetevi il video perché è stupenda, è stupenda. Adesso vi faccio anche qualche swatch. Cioè, no, ditemi voi, io non dirò niente. Ditemi voi, secondo voi, com'è, come vi sembra. Ovviamente sono sui toni del rosato, quindi se non vi piacciono i toni del borgogna e del rosato, non vi conviene. Però, ragazzi, per me è stupenda, e io come colore di transizione utilizzerei questo, o al massimo anche questo. Veramente, mi piace tantissimo. E quindi sono super soddisfatta. Questa sinceramente l'avevo presa proprio così, giusto per dire, vabbè, è gratis, la prendiamo. Però non ci avrei dato un euro, non so, non mi ispirava. Invece è stupenda. E poi, ultimo prodotto di Makeup Revolution. Questa è una cosa che volevo da tanto tempo. È un'altra palette, ma è una palette viso, cosa che io non ho, praticamente. Ed è questa. La Sofix, o la Sofix, non lo so come si pronuncia. Comunque è uscita penso già l'anno scorso, anche già da 2 anni, non lo so, comunque è stupenda, è stupenda. Ero curiosita anche di prendere quella occhi, però basta, quante palette occhi. Quindi alla fine ho preso questa, che tra l'altro io mi ricordo che costava tipo sugli 11 euro, invece qui l'ho pagata solamente 9,49 euro, quindi veramente era già scontata, credo. Comunque è fatto in questo modo, poi tra l'altro questo colore, questo giallino mi piace tantissimo. Ed è appunto l'illuminante che ho utilizzato in questo trucco, che però non vi ho fatto vedere nel video in cui mi trucco, se riesco ad aprirla. È appunto uno di questi, ed è un mix praticamente tra questo e questo rosa, cioè questo, in maniera molto leggera l'ho messo. Comunque, ragazzi, cosa non è questa palette, cioè, ma poi di colore stupendo, c'è pure questo che può sembrare un colore assurdo, dice vabbè non lo metterò mai, invece no. Perché ovviamente non è viola, adesso vi faccio vedere anche questo, adesso che mi trovo, cioè più sul bianco, cioè guarda che cos'è, è stupendo raga, sono stupendi questi colori, veramente mi piace un sacco. E poi è buona perché è molto utile, in quanto potete utilizzarla in qualsiasi trucco, in qualsiasi stagione, cioè in estate potete utilizzare questi più scuri, in inverno avete miliardi di colorazioni diverse. Mi piace tantissimo, sono super super felice di averla acquistata sinceramente. E quindi ragazzi, questo è tutto, spero di avervi tolto la curiosità, fatemi sapere se, non lo so, cosa vi incuriosisce di più di questi prodotti, se questa poi vi ispirava, se, non lo so, potreste dargli una chance, perché per me è veramente super. Fatemi sapere se volete vedere il video su questo, utilizzando questo guanto. Come vedete io ormai sono scarica, dopo 2 video io ho iniziato a impazzire, sto morendo di fame, quindi penso che vado a mangiare adesso. E niente, io vi mando un bacio come sempre, mi raccomando andatevi a vedere il video sul trucco che ho realizzato con questi prodotti, se non l'avete ancora visto ve lo linko sopra. E niente, ci vediamo al prossimo video,